Ciao a tutti ragazzi, sono Xwared e bentornati sul mio canale. Oggi siamo con FIFA 16 ragazzi. Siamo nella modalità carriera. Avevo in mente di creare una serie su questo gioco e ovviamente anche in questa modalità. Quindi fatemi sapere poi ovviamente se vi piacerà. Niente, iniziamo. Come vedete stiamo già aprendo le email che ci ha mandato la società, la dirigenza. E vediamo un po', abbiamo il mercato aperto e dobbiamo cercare un attaccante ragazzi. Obiettivo, vediamo un po' il nostro obiettivo, qualificati per l'Europa League. Sarà difficile con questa rosa, però ci proveremo assolutamente, avremo bisogno di molti innesti, soprattutto in difesa. C'è da cambiare quel Lizzo che non è alla fine molto male, però dobbiamo assolutamente cambiare. E poi quel Pavoletti che non mi convince ragazzi, dobbiamo veramente vedere un po'. Benissimo, siamo nella prima partita della Coppa Internazionale Europea e siamo contro il Newcastle. Questo è ovviamente un torneo, che ho scelto io prima della sessione estiva, prima che iniziasse. E sinceramente se per caso dovessimo vincere, ritornerebbero 8 milioni nelle tasche, quindi che potremmo poi investire in vari innesti per la nostra squadra. Allora, intanto già cambiamo il modulo perché qua veramente non va così. Mettiamo un 4-2-2 perché io in teoria gioco sempre così. Bene ragazzi, questa è la squadra e il modulo che sono riuscito a creare. Diciamo che ovviamente per ora va bene come prima partita, è la migliore rosa, cioè migliore formazione che potessi fare in questo momento. Perché veramente non abbiamo una cazzo di punta ragazzi, non possiamo giocare con un 64, che tra l'altro è 21enne, però è davvero poco come overall. Prima fase a girone, ragazzi, ed eccoci stagione. Qui partiti con il nostro Genoa Newcastle. Siamo qui in questa magnifica partita valida per ovviamente per il torneo estivo. Già iniziano a farmi ste finte e veramente mi fanno arrabbiare. Non so perché, ma queste veramente ci sono veramente delle finte che mi fanno innervosire. Come per dire, sono delle finte che come se parlassero. Sì, non datemi del pazzo, però la penso così. Cioè, veramente è una cosa incredibile. Poi questo Pavoletti che travolge questo e non corre. Devi correre. Lo capisci che devi correre. Ragazzi, ho impiegato Sissoko come terzino destro perché ovviamente il nostro Ansaldi era infortunato. Non chiedetemi perché. Ah, no. Mi correggo. Infortunato no, è in nazionale tuttora. Quindi non posso farlo giocare e ci siamo adattati. Per ora ancora non va bene, però ci aggiusteremo. Forse. Lo spero veramente. C'è il tocco addirittura. Ok, Munoz. Perché l'ha data lì? Ora me lo spieghi! Perché l'ha data lì? Prova la botta. No, minchia, se ora dobbiamo prendere gol. Ma sei serio? Essere cattivi sotto porta. Io ragazzi veramente non riesco a capire. Non riesco a capire veramente questa cosa. Cioè, fanno degli errori che veramente sono imperdonabili. Se solo li avessi davanti, gli staccherei le palle a morsi. Sì, vai che buono. E mettila in mezzo. Sì, Pavoletti. Pavoletti! Madonna ragazzi, sarà per fare qualcosa di epico. Ok, palla recuperata. Pavoletti ancora. Ancora. Il nostro bomber. Vai, capello. Come cazzo si pronuncia questo nome? Rientra. E di nuovo. E vai a crossare. Buonissimo. Buonissimo, solo che alto un metro e un finocchio, quindi. Ecco. Primo tempo finito, ragazzi. Abbiamo veramente perso molte palle. E hanno dominato loro questo primo tempo. E speriamo che il prossimo vada bene. Ok, abbiamo ricominciato. Palla nostra, ovviamente. Munoz che la gira verso Costa. Anche questo è un centrocampista centrale abbastanza buono. Peccato che sia un po' vecchiotto. Pare che abbia 30 anni, ragazzi. Da tenere
si può tenere tranquillamente perché non è male. C'è un'ottima rete di passaggi. Però veramente questo Capel, madonna quanto mi sta piacendo. Attenzione! Sì che... No ragazzi, non posso crederci, non ci credo. Ok che ha sbagliato. E allora per Taxidis. Anche quello, un ottimo centrocampista, veramente mi piace davvero tanto. Non parlo nel, a livello di gioco perché non l'ho mai provato. Sì che stava segnando il 67 ragazzi. Comunque sto dicendo che è veramente un ottimo centrocampista, diciamo a livello reale, almeno per le squadre diciamo piccole o di media classifica. È veramente un centrocampista che mi piace davvero tanto. Già la prima sostituzione per loro, noi la mettiamo in mezzo con Costa. Perfetta. Ovviamente la prende. Dai su. Sì, è buonissimo, recuperiamo la palla. Perotti, che cazzo ci fai in difesa? Sì, Costa. Allora per Taxidis, ma perché quello scappa? Perché? Vai in mezzo, io non lo so, inserisciti. Invece scappa. Dai, su, Pavoletti, sei più lento di mia nonna. Sì che la prende. Dai, arbitro, ma sei proprio uno schifo. Attenti che qua calciano. No, invece la mettono in mezzo. Che cazzo. Madonna, i brividi, ragazzi. Si starà mangiando le mani perché... Per Costa. Che la dai al 67, che non mi ricordo come si chiama mai. Non so chi cazzo darla, ma va bene. Per Pavoletti. Pavoletti sei una merda. E Pavoletti sei un grande. Il primo gol della nostra carriera con il Genoa. L'85esimo ha segnato il nostro bomber. Miss velocità. Miss attenzione, perché lui in realtà è una donna. Non sapevate? Oh, non lo... Bene, allora adesso proviamo a fare un cazzo, perché io ti taglio le palle veramente. Comunque è veramente una cosa inaccettabile. Stavo premendo X per fare il pressing e lui ovviamente mi passa la palla. No, madonna, se prendiamo il gol ora veramente è una cosa incredibile. Perin, perfetto. Allora saliamo tutti. La dove a cazzo di cane su. Non è vero, intanto è arrivata. Sì che c'è l'inserimento di Capel. Sì che se lo salta. Sì che se lo salta e se lo beve. Si è andato a casa. E ragazzi, abbiamo vinto la nostra prima partita della nostra carriera. Veramente una partita davvero difficile. Non abbiamo dominato. Dobbiamo rivedere qualcosa assolutamente su questo calciomercato, perché veramente così non bisogna andare avanti. Perché con una punta lenta non si riesce a far gol facilmente. Quindi bisogna trovare quella cazzo di punta che ti va a fare il gol, che te la procura lui l'azione, non che viene procurata dal solito esterno destro, esterno sinistro, perché veramente così non si può andare avanti. Bene ragazzi, andremo a prendere la nostra punta di diamante, anzi la mia punta di diamante, perché in tutte le carriere io lo prendo sempre ragazzi, e sto parlando del mitico Jerry Bagogu, perché questo attaccante è veramente spettacolare, ha velocità, tiro, dribbling, è proprio l'attaccante perfetto, ed è veramente una cosa di un altro mondo, perché è veramente spettacolare. Io lo amo ragazzi, me lo voglio sposare. Ebbene sì, annotatevelo, perché me lo voglio veramente sposare. Veramente troppo forte. Ma offriamo, diciamo, un bel 12 milioni. No, penso sia un 74 come overall iniziale, quindi direi di offrire 8 milioni, anzi 7. Ed eccoci qui, siamo alla nostra seconda partita, sempre valida per il torneo estivo. Siamo contro il Sunderland, la nostra formazione è sempre la stessa, a parte un cambio veramente che mi ha fatto veramente riflettere ragazzi, perché io non potevo crederci di riuscire a cambiare almeno qualche volta il mitico Perotti, perché anche quello è un giocatore che veramente io amo tanto, veramente mi piace davvero, e per come gioca veramente è uno spettacolo.
però purtroppo ha giocato davvero, ma davvero male l'ultima partita, quindi ho deciso di metterlo al posto di Capè, che è comunque un esterno destro, però l'ho messo esterno sinistro, scusate, e ovviamente può anche fare l'esterno sinistro, quindi non ci sono problemi per lui e neanche per me. Allora, Taxidis, vacci tu con la tua velocità, pure lui è un altro giocatore velocissimo. Proprio corsa campestre livello 8. Chiude bene il triangolo. Magari anche livello 10 facciamo. Guarda lì, non ce la fa a correre, sono più veloci i difensori di lui. Bravissimo Taxidis, allora dalla Pavoletti. Grandissimo Pavoletti. E allora abbiamo Martì. Ma sei proprio uno schifo. Sei proprio uno schifo di arbitro, anche se comunque era fuori gioco. Però va bene così, cioè devo dirlo all'arbitro, perché sennò non mi sento bene. Devo per forza dirlo, perché se non insulto almeno una volta a partita l'arbitro, anche per cose che magari le chiama giuste, però lo devo insultare in qualsiasi modo, perché sennò veramente, ragazzi, mi sento male. Non è mai successo che almeno una volta a partita non abbia insultato l'arbitro, anche per una ragione, cioè per la ragione più stupida al mondo, però comunque lo devo insultare. No. Bravissimo Perin. Troppo forte, ragazzi, questo portiere. A Pavoletti piano, perché sennò non ci arriva. Allora Martinez. E ora la perde, perché ce ne sono 360. Bravissimo arbitro, così mi piace. Allora la diamo lì. Chi c'è? Taxidis. Bellissimo questo tiro. E Pavoletti sul punto di battuta. Vediamo se fa l'assist. No, non fa l'assist. È proprio una segaccia anale. Io non l'avevo direzionata lì, la palla. Però va bene, cioè, guarda cosa fanno. Guarda te cosa fanno. Veramente io non riesco a capire. Benissimo il possesso. Sissoko, Sissoko. La dà dietro a Muñoz. Ok, via. Andiamo a Pavoletti che sta morendo. Infatti con lui c'è un defibrillatore, se non lo vedete, in campo. Benissimo, almeno non perdi palla. E dalla lì, perfetto. Ok, qua non c'è nessuno. Ok, De Maio si fa vedere il nostro Costa. E allora dai, scartiamone qualcuno. Anche se io non uso veramente le skill, non le uso mai. Cioè, è proprio uno stile di gioco che io non amo. Faccio tutto con le levette, ragazzi. Cioè, proprio li scarto così. Siamo qui sul punto di battuta. Io direi di passare lì, perché veramente faccio cagare nelle punizioni. E madonna il terzino, madonna ragazzi, cosa si è mangiato, cosa si è mangiato. Stiamo pareggiando 0-0 all'87esimo, quindi dobbiamo fare sto cazzo di gol, assolutamente. Solo che non ci può andare sempre a culo. Ok, forse ci può andare sempre a culo, forse. Ovviamente fuori gioco, se è una segaccia anale ti metti in fuori gioco, cazzo. Guarda quanto è brutto, ma quanto sei brutto. Ragazzi, partita finita, davvero una partita noiosa, uno 0-0 che veramente ci può andare tranquillamente. Bene ragazzi, questo era il primo episodio della carriera con il Genoa, e fatemi sapere se magari questa serie è di vostro gradimento, con un like o con un commento, e noi ci rivediamo in un prossimo video.